Per Scalafiere, in via Tirino, centro vaccinale ormai e da domani ancora di più, visto che chiude il Palabecci della zona di Pescara. Prima di entrare, di ascoltare, di intervistare il comandante della Polizia Municipale, Danilo Palestini, e vedremo di sentire anche qualcuno che si è vaccinato, voglio precisare che il Palafiere rimarrà aperto anche nella domenica di Pasqua dalle 16 alle 19. E quindi un'attività che non verrà interrotta anche il lunedì, quando si continueranno a vaccinare gli operatori sanitari. In ogni caso, una continuità assicurata, per cui le vaccinazioni continuano. L'auspicio naturalmente è che arrivino sempre più vaccini per velocizzare queste operazioni, perché in effetti poi si sarebbe in grado, avendo i vaccini, di chiudere molto presto tutta la zona di Pescara, ma appunto occorrono rifornimenti. Oggi si stanno vaccinando anche persone diversamente abili e con fragilità, ma chiedo al comandante Palestini come sta andando, quanti sono i vaccinati oggi e quanti ve ne aspettate. Sì, oggi stiamo, come giustamente ha detto, vaccinando i titolari, cioè coloro che sono affetti da grave disabilità, certificati con la 104, e i loro accompagnatori. Oggi sono 178 soggetti con relativi accompagnatori. Quindi le operazioni si svolgeranno tutte nella prima mattinata. In questo momento siamo praticamente a metà dell'opera, sono arrivati tutti puntuali, non ci sono state situazioni particolari perché c'è stata una collaborazione fattiva di tutti nella soddisfazione generale, perché fortunatamente la struttura per la sua conformazione, per la sua particolare accoglienza ci permette, insomma, di poter accogliere tutti e di far sì che i sanitari possano svolgere tranquillamente il loro lavoro. Possiamo anche dire che, tra l'altro, saranno aumentate le linee vaccinali, anche perché da domani chiude poi il Palabecci dove si fanno i richiami e tutti confluiranno qui. Assolutamente sì, da venerdì questa struttura sarà l'unico punto di riferimento per quanto riguarda le vaccinazioni effettuate dalla ASL e appena dopo Pasqua saremo pronti a offrire non 12 ma sul raddoppio di superficie 24 linee per le vaccinazioni con altrettanto ambulatori per le anamnesi. Se i vaccini arriveranno. Questo è l'auspicio. Sì, i vaccini arriveranno. E la signora Floriana si è appena vaccinata, com'è stato? Si sente, insomma, anche un po' più ben disposta? Sì, sicuramente sì, anche perché io sono per i vaccini. Io non feci il vaccino della poliomielite, purtroppo, e poi presi la poliomielite. Perciò è una cosa che si deve fare, speriamo che va bene a tutti. Fino adesso è andata bene, io vi auguro a tutti di farlo. Anche il suo accompagnatore che non vuole Sì, parlare. mio marito che ha approfittato di questa cosa, diciamo. Quindi lei comunque assolutamente consiglia il vaccino. Assolutamente sì, è stata la cosa più buona che potevano fare.